Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti quanti. Ciao Fulvio. Ciao, ciao Dani, ciao a tutti ragazzi, eccoci di nuovo collegati, sono contento, cominciava a mancarmi la diretta, quando sto un giorno senza farla, Dani, sono già preoccupato, è vero che tu mi fai fare mille altre cose, però la diretta è interessante. Partiamo dicendo ragazzi che oggi abbiamo una puntatona con Manuela Masciadri dove ci presenterà addirittura dei before and after. No, Dani, cosa vuole dire before and after? Andremo un po' a vedere le foto scattate grezze e poi, quindi il prima e il dopo, e poi le foto appunto fotoritoccate, cosa che assolutamente Manuela non fa mai vedere a nessuno se non ai propri corsisti durante appunto i corsi e le lezioni, quindi è un bel regalo che ci sta facendo il fatto di farcele, comunque di mostrarcele per farci vedere anche quali piccoli ritocchi va a fare, ma che sono assolutamente fondamentali, soprattutto nel ritratto e soprattutto nella moda. Adesso poi con lei discuteremo bene il perché e il per come. Questo anche perché con Manuela abbiamo sia il corso di Fashion Portrait e molti degli scatti che andremo a vedere, li ha proprio fatti durante le masterclass negli anni. E poi anche il corso di appunto Photoshop per il ritratto che partirà per di più anche a breve in remoto. Quindi siamo molto contenti di essere riusciti a trasportarlo online, non a dover aspettare fino a quando non si sa bene per poterlo fare, visto che è un corso bellissimo, già ormai è la sua seconda edizione e che dà sempre molta soddisfazione ai ragazzi vedere come. Quando si sa dove andare a ritoccare, come possono cambiare gli scatti. Sì, ma anche perché Manuela usa Photoshop chiaramente quotidianamente per il suo lavoro e si va a vedere proprio un uso specifico fatto direttamente dal professionista che lo utilizza. Io le prime volte che ho visto le foto della Manu non credevo fossero così tanto ritoccate, ma questo cosa vuole dire? Che lo fa in una maniera veramente molto interessante, perché sono fantastiche. Quando si vedono le foto non sembrano lavorate. E come dicevamo nella diretta Instagram con Manuela, le stesse persone, le attrici che fotografa o le modelle o le stesse persone, anche i privati che chiedono per dei servizi fotografici di Manuela, non hanno mai la sensazione di essere state ritoccate nelle foto che lei presenta. E secondo me oggi ci farà vedere proprio anche quei dettagli che possono fare un po' svoltare la post-produzione ai fotografi appassionati di ritratto e non solo. È vero che abbiamo sempre una sana chiacchierata, non è discussione, però punti di vista diversi su quello che è in generale la post-produzione con Manu, ma siamo d'accordissimo nei campi in cui vengono utilizzati. Cioè, la discussione è semplicemente dovuta al fatto che seguiamo generi differenti, per cui chi fa fashion o chi fa still life deve sapere utilizzare Photoshop in maniera molto attenta nel genere street photography, reportage, non che non ce ne sia bisogno, ma chiaramente è molto meno decisivo, meno invasivo tante volte sul file rispetto a lavori che vedremo che Manu esegue benissimo. Ma una cosa che ci tengo a dire è che dal momento in cui, e lo dico sempre ai miei studenti, ai ragazzi, quando parliamo di fotografie, quando insegno, Dani, tu lo sai, che quando si va a lavorare una foto, bisogna sapere come farlo, perché non basta dire, ah, vabbè, ma questa l'ha lavorata con Photoshop, quella l'hai lavorata. Spesso mi chiedono anche sulle mie immagini, ma queste foto sono ritoccate, le hai modificate? Ed è una domanda che vuole essere trabocchetto, perché da un lato, se uno dice, sì, le ho ritoccate, che è la verità, allora questo pensa, nella sua ignoranza, parlo di chi magari non è tanto dentro al mondo fotografico, pensa che allora la foto sia così figa perché l'hai lavorata tanto in post-produzione. Se dici no, non l'ho ritoccata, allora stai mentendo perché è chiaro che la foto va ritoccata. Ogni file che esce dalla macchina fotografica, economica, super pro, in RAW, in JPEG, o quello che deve essere, prima di essere presentata, va post-prodotta. Perché altrimenti vediamo delle foto veramente amatoriali, anche nel sapore. È chiaro che la composizione, la luce, il momento fanno la differenza, però quello che è il sapore della fotografia è effettivamente dato
la personalizzazione finale è effettivamente data dal fotografo con la sua post-produzione. Quindi è decisiva la post-produzione. Abituiamoci a fare, bisogna imparare a fare un buon, come si dice, percorso di lavoro, o come dici tu, Dani, il workflow. Vedi che perfetto. Bravo! Mi sto preparando per le interviste segrete in inglese che avremo. E quindi bisogna arrivare a selezionare bene dalle 50.000 foto fatte o 1.000, bisogna selezionare quelle 20-30 interessanti che poi diventano decisive per andare a post-produrre. Per cui a volte sento dei miei studenti che dicono: ma come, ho scattato così tante foto, le devo andare a post-produrre tutte per prima di presentarle? No, non vorrei mica presentare 1.000 fotografie a qualcuno, come quando si andava invitati a cena da qualche amico che ti faceva vedere le diapositive, che ci si metteva un po' così sulla sedia, si guardava e dopo un po' ti crollava la palpebra, ma avevi ancora 12.000 caricatori da vedere. È uguale oggi, la gente che ti presenta 50, 100, 250 fotografie per parlarti di un lavoro, un ritratto, uno shooting di fashion di Manuela, vuol dire che non sta arrivando al punto cruciale. Ci vuole chiaramente questa selezione importante per arrivare a lavorare in maniera attenta sulle foto che meritano e che vogliamo presentare effettivamente. Cosa dici? Ho fatto una bella introduzione, Dani? Sì, sei proprio partito a bomba su quello che è l'argomento di oggi, che non sarà editing, quindi non sarà sulla scelta della foto giusta, e sarà appunto una post-produzione rivolta più che altro al ritratto, e ancora di più se vogliamo stringerlo al ritratto di moda, perché poi ogni settore comunque ha una post-produzione che è richiesta, che è permessa, quindi a seconda del genere fotografico, no, che si sta facendo, si può o si deve in alcuni casi fare un certo tipo di post-produzione. Non parleremo quindi di Lightroom né di post-produzione per appunto il fotogiornalismo o street photography o documentary photography, ma proprio qualcosa di molto molto specifico ma super interessante. Prima di però introdurre Manuela e di salutare invece te, perché ahimè, lo so che tu dici, vedi, ti ho tenuto troppo libero, in realtà ti ho passato una bella lezione, quindi... Mi dispiace non partecipare, sembra che lo facciamo apposta con la lezione di Manu, però io so che siete così brave che posso fare la presentazione, assentarmi e poi seguire i messaggi di Sebastiano, di Virgilio, di tutti i ragazzi che ci seguono e in remoto durante la lezione. Ho una lezione di un'ora, però adesso alle 5:30 comincio e quindi ci siamo. Perché sì, ci volevi dire qualcosa dell'appuntamento di sabato, no? Sì, brava, è importante dire, così riportiamo l'attenzione di tutti sul fatto che il giovedì 16 aprile escono i risultati definitivi del WordPress Photo di quest'anno 2020, che riguarda i lavori del 2019, per cui saremo tutti attenti a vedere qual è la storia dell'anno, la fotografia dell'anno, the picture of the year. E quindi sabato avremo una diretta chiaramente improntata su il WordPress Photo, un po' in generale chiaramente il concorso, nello specifico i vincitori, chiacchiereremo della foto dell'anno che si porterà sempre dietro un po' di polemiche chiaramente. E quindi il sabato, mi raccomando, alle 18 saremo tutti collegati per chiacchierare di WordPress Photo, avremo degli ospiti molto probabilmente con cui condividere un po' le valutazioni del fotogiornalismo, però abbinato a questo abbiamo delle sorprese importanti che adesso magari, visto che non vogliamo spoilerare tutto, però vi diciamo, seguite Fulvio Bugani Photo Image su Instagram, così ve la lancio lì, perché avremo un po' di chiacchierate con amici, sarà una cosa molto informale però interessante, amici del mondo della fotografia che ci daranno un po' di loro pareri, valutazioni e alcuni spunti uguali per tutti su lo scoprirete, vari fotografi e via dicendo. Per cui sì, direi che i primi appuntamenti saranno venerdì proprio per le dirette Instagram, ma troveremo la maniera di aggiornarvi, per cui
Per cui sì, Fulvio Bugani Fotoimage è la pagina dove faremo le dirette, e molto informali, ecco, non si vedranno fotografie, però parlando con ospiti stranieri e non, quindi io darò sfoggio del mio inglese fantastico, del mio spagnolo accademico. Non dovevi ridere qua, Dani, che cacchio ridi? Ma... Ho sorriso per fare vedere i miei denti, in realtà. Perché altro stavo pensando, ma questa come la chiamiamo? Il tè con te? Dopo i made, c'è? Non lo so, adesso dobbiamo trovare. Vabbè, pensiamo. Come? Intanto gli amici si stanno scaldando. Io sono contento di lasciare a te, Dani, tutta la conduzione. Mi piace, mi sembri proprio padrona di casa. E effettivamente lo sei, ognuno qui, anch'io sono padrona di casa. Si vede con Muhammad Ali e la bandiera di Cuba. Ebbene, scusami, noi ti lasciamo andare a fare lezione. Sì, va, ho dilungato troppo. Saluto Angelo e ringrazio Virgilio perché dice che bisogna tornare giustamente a chiamare sviluppo fotografico invece di post-produzione il lavoro. E quindi, bravo Virgilio, sono d'accordo. È un amico e un ottimo fotografo e post-produttore, per cui bene così. Grazie Dani, forza Manu, ci aggiorniamo, ti seguirò in remoto e un po' di foto di before and after, e tienile anche per me perché sono super curioso di entrare un po' nel tuo mondo. Ragazzi, considerate che quello che facciamo vedere, io lo so che chi ci segue sa che sono comunque in qualche maniera dei regali, e perché non è facile entrare nell'archivio di un fotografo e soprattutto presentare il prima e dopo degli scatti che fa Manuela, perché sono situazioni molto personali, delicate, si parla di lavoro, vediamo dei passaggi di lavoro, e quindi è un po' seguire un corso, sì, come dicevi tu, non è una lezione, ma insomma ci sono degli spunti sulla post-produzione. Sono contento che finalmente vedo collegato, di vedere finalmente collegato anche Riccardo Vincenzo Lobuglio, che tornerà finalmente re di vivo dopo mille traslochi, casotti e tribolamenti, ma il nostro grande Rick è sempre operativo, per cui ti aspettiamo anche in diretta, Rick. Perfetto, Dani, un bacio a te e alla Manu e a tutti i ragazzi che ci hanno seguiti. Le domande, noi cerchiamo sempre di non abbandonarle, ragazzi, perché Adele segue sempre anche lei con la pagina Fotoimage per le domande e cerca di riportarcele immediatamente per qualche dibattito e chiacchiera immediata. Però, come avete visto, anche nei giorni, nelle ore, nei giorni che seguono la diretta, cerchiamo di rispondere un po' a tutti, o con un pollice su quando è molto semplice la cosa, oppure chiaramente con un piccolo messaggino per rispondere bene a tutto. Tutte i dubbi però ve li togliete quando saltate dentro delle fantastiche lezioni da remoto, perché no, son contento, Dani, sei riuscita a far partire tutto alla grande. Noi stiamo lavorando tanto con aule virtuali, one-to-one e corsi, sì, in queste aule virtuali, corsi di gruppo, come abbiamo fatto per la Cineteca di Bologna, così siamo riusciti a fare per noi di Fotoimage. Per cui, ecco, chi ha tempo in questo periodo può non rimanere con le mani in mano, ma continuare a seguire della formazione. Bene, allora ti mando a fare la tua, so che di questa pazienza, ti saluto e faccio entrare Manuela. Ciao Fulvio. Ciao Daniela, ciao a tutti, grazie. E finalmente abbiamo la nostra docente di Fashion Portrait e di Photoshop. Vedo anche alcuni dei suoi studenti, dei nostri studenti collegati. Eccola qua, Manuela sta arrivando, così. Eccola, ciao Manuela. Ciao a tutti, buonasera, ciao Dani. Ciao Fulvio. Come stai? Bene, tu? Bene, grazie, tutto a posto. Visto che ci sono un sacco di ragazzi collegati, miei studenti, ciao Benito, ciao a tutti. Bene, siamo pronti per iniziare. Adesso con Fulvio abbiamo fatto un'introduzione magari un po' più lunga del previsto, ma abbiamo messo su questa diretta insieme a te proprio per parlare di post-produzione. E mi faceva piacere, se, visto che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, no?
con la questione post-produzione, sia io che te, Fulvio, diciamo tutto foto immagine, ci teniamo sempre tantissimo a no? Un concetto di post-produzione comunque sia etica. E a me incuriosiva, mi faceva piacere, ecco, che tu spiegassi anche qual è il tuo punto di vista su questo argomento. Guarda, in realtà Fulvio non avrebbe potuto dirlo meglio, non avrebbe potuto fare introduzioni migliori, nel senso che quando si parla di Photoshop ci sono sempre vari punti di vista e vari preconcetti sullo snaturare immagini, sul cambiare persone, sullo stravolgere tutto e anche su utilizzarlo per compensare degli errori che vengono fatti in fase di scatto. Io in realtà la mia visione di Photoshop è che sia migliorativa, che valorizzi quello che sono delle immagini già belle in fase di scatto. Quello che cerco sempre di trasmettere è imparare a utilizzarlo per renderlo uno strumento che prima di tutto completi la nostra identità fotografica, per cui contribuisca a dare uno stile, un'identità alle nostre immagini e in più che sia anche utile per migliorare qualcosa che però noi già abbiamo deciso, scattato, pensato, ideato e realizzato in fase di scatto. Per cui non deve essere qualcosa che snatura quella che è la parte fotografica, ma deve essere qualcosa che la migliora e la valorizza. E questo per me è l'unico modo in cui si può usare Photoshop e che veramente può contribuire a rendere un'immagine ancora più bella e ancora più poetica e più speciale, perché snaturarla vuol dire veramente togliere l'essenza di quello che si è fatto prima, anche il lavoro di altri professionisti che magari hanno collaborato con noi, vari makeup artist o stylist, o comunque qualunque persona che abbia portato la sua creatività sul set, cambiarla in fase di Photoshop o stravolgerla è poco etico e secondo me non ha il minimo senso. Certo, e comunque sia, ecco, come dicevamo, no, prima con Fulvio, noi facendo documentary oppure street photography usiamo molto di più Lightroom, che insomma è meno in qualche modo distruttivo, mentre Photoshop permette tante cose anche più grafiche che sicuramente nella moda sono necessarie, nel senso che vedremo in alcuni tuoi scatti che alcune cose magari sono. Alcune sono state valorizzate, ma alcune magari sono state cancellate, sparite, cosa che per esempio nel fotogiornalismo, tanto per ricollegarci anche all'appuntamento prossimo di sabato, non si può fare, non si deve fare, non è etico fare, mentre giustamente nella moda la valorizzazione che si va a fare alla modella, al vestito o all'oggetto che si sta fotografando è molto diverso. Però a noi piace tantissimo, no, il tuo stile, perché come diceva Fulvio, riesce a fare anche dei ritocchi che sembrano minimi, ma che in realtà cambiano totalmente quella che è un'immagine, magari anche di una persona, ecco. È che il concetto è proprio quello, devono essere poche cose ma fatte bene e giuste per quello che si deve un attimino sistemare, non devono essere stravolgimenti. Io faccio sempre il paragone di un quadro, un file digitale, grezzo, un RAW scattato che non abbia la fase di post-produzione, come un quadro lasciato a metà. E infatti per questo motivo molte volte, soprattutto quando scatto con privati, mi chiedono file non post-prodotti, io non li consegno mai, non è né una questione di budget né una questione di null'altro se non è un lavoro finito. Per cui il nostro occhio ormai ha la percezione di un'immagine finita, lavorata e realizzata in un certo modo, e se tu non vedi l'immagine finita, ma vedi solo la prima parte, quindi la fase di scatto, non è bella, non ti risulta completa, non ti risulta finita, e gli manca anche nel momento in cui la post-produzione sia qualcosa di creativo e che marchi l'identità fotografica di un fotografo, gli manca la ciliegina, gli manca quel quid, gli manca quel sapore che comunque la rende unica e identificabile, che tu la puoi guardare e dire ok, l'ha scattata quel fotografo. La post-produzione contribuisce a questo. Ciao Daniela, intanto è arrivata un'altra mia studentessa. Ciao. Daniela, effettivamente lei ha fatto anche il corso di Photoshop e ha fatto un gran bel percorso. Lei ha fatto la masterclass di Fashion Portrait e poi il corso di Photoshop. E si sono aperti i mondi i ragazzi quando hanno visto i before e after. Infatti inizierei a farne vedere qualcuno perché almeno diamo qualche indicazione subito e parliamo sulle immagini. Bene, guarda, allora facciamo.
Tanto venire le tue immagini qua con noi e noi ci nascondiamo, ma ci possono comunque sentire e lo mettiamo a tutto schermo. Ok. Eccoci, allora partiamo da questa che in realtà ha una macro post-produzione, nel senso che qui è stato proprio asportato un pezzo di una porzione di immagine che è quel braccio che vedete in alto a destra. Questa qui in realtà è una foto di backstage. Si stavano sistemando i capelli, si stava comunque sistemando la luce, si stava settando tutto, però la modella ha fatto un'espressione bellissima e mi è piaciuta molto, per cui ho deciso di mantenerla, però avevo questo braccio che non funzionava, per cui Dani, se facciamo vedere la parte dopo, questa è l'after, per cui è l'immagine post-prodotta. Se Dani fai vedere un po' il prima e il dopo, andando avanti e indietro, voi potete vedere molto bene quali sono state le modifiche fatte a questa immagine. Ovviamente quella principale è l'asportazione del braccio, però questo appunto non è un cambio dell'immagine, di qualche elemento messo sul set che poi non si è evoluto più, era semplicemente una foto di backstage che poi è stata resa invece scatto ufficiale. Io lavoro moltissimo in realtà con gli strumenti che sono quelli tipici della camera oscura. Alla fine Photoshop è una versione digitale della camera oscura, per cui come potete vedere ci sono parti schiarite, parti scurite, soprattutto su due cose io lavoro principalmente quando post-produco delle immagini di questo genere. Una è la pelle e l'altra sono le proporzioni. In questo caso, Dani, se fai vedere prima e dopo, lo potete vedere nel volume dei capelli, prima di tutto. Questo era uno scatto backstage, per cui ancora l'hairstylist glieli stava sistemando, quella era la mano dell'hairstylist. Gli abbiamo dato un po' più di volume, cosa che è successa negli scatti dopo. Più volume ai capelli. La modella aveva una posa, era seduta, per cui era una posa un po' insaccata, per cui abbiamo semplicemente dato un po' più di respiro al collo. È tutto fatto per rendere un po' più armonioso quello che si vede, per cui qui le cose principali di volumi sono state fatte sui capelli e sulle spalle. Quello che vedete sul viso, è tutto un lavoro di pulizia della pelle e di valorizzazione delle luci e delle ombre che però già sono state realizzate in fase di scatto. Se voi vedete ad esempio quel punto luce sulla sua guancia destra, non è stato fatto dopo, perché se vedete lo scatto prima, quello col braccio, vedete già che c'è un punto luce sullo suo zigomo destro, che quello può essere stato creato a memoria, direi con un pannello riflettente, può essere anche creato con un polistirolo, dipende da quello che avete a disposizione. Però se voi già in fase di scatto create quel punto luce, con la post-produzione semplicemente andrete ad accentuarlo e darete molta più luce al viso o agli occhi, anche gli occhi all'interno hanno la piccola mezzaluna del pannello riflettente che viene utilizzato per dare luce. Se voi già avete quella base, in una fase di post-produzione lo potete semplicemente accentuare e tirarlo fuori molto di più. Se invece in fase di scatto avete sbagliato l'illuminazione, non avete dato il punto luce nei punti giusti, non è lo stesso e il risultato non è uguale se provate a tirarlo fuori a Photoshop. Una delle prime cose che mi vengono chieste alle prime lezioni di Photoshop sono sempre: ah, ok, però io ho scattato questa foto, questa luce non mi piace, la vorrei cambiare. Questa cosa non si fa, nel senso, vi viene una schifezza, è bruttissimo e si vede. In più, impiegate una marea di tempo a fare qualcosa che non ha il minimo senso che voi facciate. La luce va gestita in fase di scatto, punto. In post-produzione viene valorizzata una base di illuminazione, di posa e di styling che comunque avete già scelto. Cambiare la luce, ad esempio, in questo caso, volendo fare un'immagine contrastata, per cui avere metà modella nera, l'altra quindi completamente in ombra e l'altra metà in luce, non avrebbe il minimo senso. Si può provare, ci si può lavorare se si vuole fare un esperimento, ma sicuramente non è nell'ottica di valorizzare uno scatto che è stato fatto pensando a un certo tipo di illuminazione. Anche il punto luce che vedete sulla spalla, ad esempio, o sui capelli. Sui capelli in alto già c'è il punto luce. Io ho dato volume ai capelli e ho accentuato quel punto luce. Qui
Quindi questo un po' è il concetto principale di come, almeno per il mio punto di vista, dovrebbe essere utilizzato Photoshop. Non ho cambiato la modella è già bellissima, ogni modella è bellissima, anche quando lavoro con privati, per cui non modelli. La nostra bravura di ritrattisti, di fotografi, è saper cogliere qual è la loro particolarità, qual è la loro parte bella, la loro caratteristica unica e valorizzarla, perché snaturare una persona non ha veramente il minimo senso né se lo state facendo in un'ottica di shooting privato, perché non potete consegnare a un privato le sue foto in cui non si riconosce. E io, per il mio punto di vista, trovo anche non sia così etico farlo. Poi ognuno chiaramente è libero di vivere la propria arte, la propria creatività come vuole. Questo un po' è come lo vedo io e credo Dani, come un po' lo vedete voi. Esatto, proprio così, sì, sicuro. Andrai avanti con l'altra foto che si ricollega, no, un po' al lavoro, questa non è della masterclass, infatti ci hai messo anche poi il logo, si ricollega alla tua ultima diretta, questo bellissimo lavoro che hai fatto per Vittoria Bonini Esatto, a sì. Carrara. Sì, questa è stata, ho inserito tutti i fashion portrait, questo qui è l'unico scatto un po' più puramente fashion, per cui è un'immagine di una campagna pubblicitaria. Ho scelto questo appunto perché abbiamo già parlato di questo lavoro, per cui mi sembrava bello farvi vedere come si sono lavorate le immagini. Questa qui è l'after, per cui l'immagine è finita. Questo qui è invece lo scatto grezzo, il RAW. Io quando parlo di Photoshop parlo prevalentemente di due passaggi fondamentali. Uno viene fatto in Camera RAW o in Lightroom, che appunto sono i due strumenti abbastanza simili che potete utilizzare, la seconda parte in Photoshop puro. Qui questo era un lavoro per un brand di alta moda, per cui lo scopo finale dell'immagine era la valorizzazione del vestito. Questo vestito ha questi gialli così accesi, questi verdi così accesi. Dove stavamo scattando erano appunto le cave della montagna, delle cave di Carrara, in cui tutto era bianco, per cui tutti i colori si appiattivano. Io non vedevo assolutamente nulla nel monitor della fotocamera, c'era bianco ovunque, per cui un pochino tutto tendeva a sbiadirsi. Io quello che ho fatto in post-produzione è stato semplicemente ricreare i colori originali del vestito, per cui accendere i gialli e accendere i verdi. Io ho scattato a luce naturale qua, avevo in questo scatto credo neanche un pannello riflettente perché avevo talmente tanto bianco ovunque che non avevo bisogno di riflettere nulla e non avevamo neanche tutto questo tempo, per cui ho scattato il più velocemente possibile. Quindi i colori che voi vedete sono stati post-prodotti nell'ottica di ricreare i colori originali. Questo è fondamentale se scattate per un brand di abbigliamento, perché non potete snaturare i colori reali degli abiti, perché nel momento in cui poi vengono venduti o una cliente li vede online e non li riconosce, voi state facendo un danno al brand, non state raccontando i suoi abiti anche tecnicamente, mostrandoli nei loro colori corretti. Per cui io semplicemente ho riportato i colori originali, rendendoli un pochino più brillanti, però comunque questo è quello che ho fatto sui colori. Invece sulle proporzioni, come vedete, ho allungato l'immagine per dare un pochino più di senso di proporzione e ho giocato un po' sui volumi del vestito, per cui già c'era il movimento dell'abito. Se voi vedete ad esempio la parte alla vostra sinistra che la modella ha lanciato e ha fatto girare in aria, io semplicemente gli ho dato un movimento un pochino più morbido, l'ho accentuato un pochino, idem la parte in basso guardando l'immagine a sinistra, l'ho un pochino tirata verso l'angolo sinistro, un po' anche per gestire le diagonali in un modo più fotograficamente che avesse un pochino più di senso. E ho stretto leggermente il punto vita, questo non perché avessi voluto fare questa cosa, ma perché la modella, muovendo il vestito in questo modo, aveva perso un punto principale che aveva pensato la stilista quando l'ha creato, che fosse questa parte sotto il seno molto stretta. Per cui nel girare e nel muoverlo si era un po' allargato, io gli ho ridato la forma originale. Non ho fatto tantissimo, però comunque ho valorizzato l'abito in un modo secondo me che è
comunque reale, perché se voi vedete questo abito su manichino è esattamente così, però aiutandolo nei colori e nei volumi ho reso la foto comunque più armoniosa visivamente e l'abito più fedele alla realtà. Tu, tra l'altro, Dani, c'eri in questo set, per cui ti ricordi molto bene anche il bianco ovunque e i colori che un po' Sì. si perdevano. Posso testimoniare che assolutamente è più fedele come colori questa foto qua, quindi l'after del before, che è molto più appunto sbiadito. Quindi questo sicuramente è un bel lavoro da andare a fare se avete un cliente e magari avete o una texture particolare, o appunto dei colori particolari, come dici tu, il punto vita. Per di più questa ragazza era anche magrissima, quindi non è certo da dire che mancasse di punto vita. No. È semplicemente che il movimento aveva dato così, aveva un po' perso quello che era la natura dell'abito. Tornando invece, ecco qua, questo è uno scatto dell'anno scorso, di 2 anni fa, non mi ricordo, della masterclass, perché ormai siamo alla sua quarta o quinta edizione, quindi inizio a perdere un po' i conti di questa bellissima ragazza, no? Io lei l'ho adorata, mi è piaciuta tantissimo. Tra l'altro, questi scatti li abbiamo realizzati con Leica, e è una fotocamera che io ho provato per la prima volta in quel set. Rispetto alle fotocamere che utilizzo di solito, mi ha dato dei neri, molto interessanti. Per cui la mia post-produzione ha teso a valorizzare questi neri. Io di solito non ho immagini così contrastate, però ho cercato di valorizzare, questo è il dopo. Ho cercato di valorizzare un file di partenza che già di suo mi aveva dato tanti neri, e nonostante comunque non fosse quello che vado a cercare di solito, ho trovato che fosse molto interessante e molto bello. E quindi la post-produzione che ho scelto di dare a questa immagine è stata pensata per valorizzare il mio file di partenza. Per cui il nero che vedete nell'astro dell'immagine è diventato ancora più nero, per cui ho tolto quelle righe bianche che, se non sbaglio, erano di una vetrina, le ho un pochino nascoste. Sulla parte sinistra dell'immagine, come vedete, ho creato un'ombra che non c'era. Questo, che sembra un intervento invasivo, hai creato un'ombra in cui non c'era, in realtà è una delle prime cose che si sono fatte in camera oscura. Creare dei punti più scuri o dei punti più chiari in un'immagine, quindi dare più luce o togliere luce, è una delle cose base, delle operazioni base che si è sempre fatto in camera oscura. E io volevo che il mio soggetto avesse comunque il focus dell'immagine, per cui tutto quel lato bianco sulla sinistra della foto non mi piaceva, credevo togliesse comunque focus su di lei, per cui l'ho sempre in degradé, sempre tenendolo molto sfumato, l'ho scurito in modo da dare il focus su di lei. Su di lei poi ho fatto quello che faccio sempre su tutte le mie immagini, per cui ho lavorato sulle proporzioni, in questo caso veramente poco o nulla, perché lei era già perfetta com'era, anche il vestito cadeva bene, era tutto bello, e sì, ho dato molta più luce al viso. Già avevo utilizzato un pannello riflettente, ho scurito un po' il resto dell'immagine, quindi anche la gamba che aveva troppa luce, e ho dato più luce invece al viso, che era il punto dell'immagine dove volevo che ci fosse più focus. Questa ragazza è meravigliosa, aveva uno sguardo super intenso, super espressivo, e quindi ho voluto comunque dare il focus a lei. Lei, sempre lei, però in un altro outfit qua, in un'altra giornata di scatto. Esattamente, queste sono sempre immagini della masterclass. Stessa cosa, questo qui è lo scatto originale. Nel dopo ho lavorato prima di tutto sulle luci e le ombre della location. Sono veramente, è una post-produzione, a mio avviso, base, nel senso che valorizzi comunque il tuo soggetto giocando un pochino con le luci e le ombre che ci sono intorno. Quelle che ci sono sullo sfondo, per cui nel lato destro dell'immagine, non le ho stravolte, le ho semplicemente accentuate, per cui era già un po' più scura quella parte dell'immagine, l'ho resa ancora più scura. E sulla parte sinistra dell'immagine ho fatto quello che ho fatto in quella prima, per cui ho in degradé creato una parte scura per togliere tutto quel chiaro della colonna che comunque non mi piaceva e toglieva il focus su di lei.
Lei, se non sbaglio, ecco, ho aggiustato un pochino, ma neanche troppo perché non era un lavoro di abbigliamento, le maniche della giacca. Se questo fosse stato un catalogo di abbigliamento, tutte quelle, le pieghe delle maniche, scusate, tutte quelle pieghe in un catalogo di abbigliamento non le potete lasciare, non esiste al mondo, però non potete neanche scattare con una giacca così. In un lavoro di ritratto, che comunque è un po' più vissuto, ci sta. Se fosse stato un lavoro per un brand di abbigliamento, ci sarebbe stata una persona, una stylist o comunque l'assistente stylist, addetta a stirare questa giacca prima di farla indossare alla modella. In questo caso, nei ritratti, onestamente, non mi dà particolarmente fastidio e anzi, trovo che diano un po' un lato vissuto all'immagine, che sempre dipende dal mood che scegliete. Però anche qui quello che vedete è il focus sul suo viso, che veramente questa è una delle modelle più brave e espressive con cui abbia mai scattato, mi è piaciuta tantissimo, e, per cui ho un po' scurito tutto per lasciare il focus sulla sua espressione. Io ti ho visto anche con Photoshop stirarle le maniche, un lavoraccio che non auguro a nessuno, però. Sì, perché poi succede, Dani, e tu c'eri con me in un set di cui non farò il nome, che purtroppo era un lavoro commissionato, per cui era un catalogo di abbigliamento, e chi doveva stirare le giacche e i vestiti non li ha stirati, la cosa che era il cliente che doveva farlo, e glielo dici una volta, due, poi insomma il cliente è lui, non puoi neanche insistere più di tanto, per cui le ore dopo a stirare le maniche, che in realtà è più facile farlo sul set che dopo. Perché dopo, se avete comunque delle texture non omogenee, diventate matte a togliere pieghe o comunque ombre, è veramente difficile. Però, se è un lavoro di abbigliamento e avete delle pieghe, lo dovete fare. Senza fare un gran maccherone. Qua invece passiamo a Esattamente. un'altra, questa è dell'ultimo anno, quindi dell'anno scorso per di più, quindi questa è stata scattata, ahimè, quando non c'ero io, che avevo un corso a mia volta, in studio da noi. Avevate fatto questo bellissimo set insieme al Digitech, insieme alla stylist, modella, insomma, avevate fatto veramente un gran lavorone. Sì. A onor del vero, vedo che il Digitech presente su quel set è in chat adesso, che è Luca Toffolon, che ha appena commentato: è arte. Ciao Luca, grazie mille, tu contribuisci a crearla. Luca era presente su questo set e tutta la parte di illuminazione è stata gestita insieme a lui. Questo è il before. In realtà questo è stato il primo set, se non ricordo male, ne abbiamo fatti tre o quattro, per cui ancora stavamo settando le luci. A me piaceva moltissimo quello che stavamo facendo, ancora c'erano delle ombre sul viso della modella. Nello scatto, nell'after, per cui in quello che vediamo dopo, ho tolto quelle ombre. Quando ho fatto scattare i ragazzi, tendenzialmente durante queste lezioni, prima scatto io, setto le luci, vedo che vada tutto bene, quando è tutto a posto lascio il set perfetto a loro, per cui i miei scatti tendenzialmente, per non rubare troppo tempo a loro, sono un po' delle prove luci. E questo scatto mi piaceva tantissimo, io ho adorato la posa che aveva lei, il cappello e tutto, e il viso ancora era un po' troppo in ombra rispetto a come è stato dopo. E, per cui l'ho schiarito un pochino. Ho aggiustato un pochino le proporzioni del cappello, ma neanche troppo. Se vedete la parte in alto, quindi sopra, semplicemente ho raddrizzato un po' le linee. Questo styling l'ha fatto Martina Scarano, è uno styling bellissimo, ha fatto una selezione abiti meravigliosa. Questo cappello era pazzesco e semplicemente l'ho reso un pochino più dritto. Vedete tutta la parte in alto che scende, è un po' tutta a onde nel before, nell'after è un po' più dritta. Un'altra cosa che ho fatto è stata valorizzare la texture dell'abito, per cui se vedete tutto il ricamo dal corpetto alla parte sotto, che è un po' più sbiadita, si perde un pochino nel before, nell'after invece è super valorizzata. Se la vedete, no, non so, spero la vediate bene dal monitor in cui lo state guardando, però si vede veramente tanto tutto il pizzo come è stato tirato fuori nell'after. Ho schiarito anche i bianchi, le ombre che voi vedete sulle gambe, ad esempio sul ginocchio che lei ha sollevato,
le ho accentuate, per cui la parte scura è l'oscurita, la parte chiara è la schiarita, in modo da rendere la trasparenza dell'abito molto più reale. Questo abito era trasparente, per cui quello che cerco di fare è sempre valorizzare la natura di quello che sto fotografando. Questa sottoveste meravigliosa era trasparente, e questa trasparenza, lavorando sulle luci e le ombre, è stato quello che ho cercato di togliere. Scusate, di far valorizzare. Un'altra cosa è stata la mano. La mano che tiene il cappello aveva troppa luce, le stava arrivando troppa luce, era completamente chiara, non era per fortuna bruciata, perché comunque il bruciato, ahimè, fate molta fatica a recuperarlo. Aveva comunque una buona base di partenza, per cui ho lavorato un po' sulle luci e le ombre, l'ho resa un pochino più omogenea. Questa è un'altra modella che si chiama Ania, con cui ho lavorato, che è stata bravissima. Tutte queste modelle che vedete arrivano dalle Baccanti, che è un'agenzia con cui abbiamo collaborato, e lei è anche stata molto brava. Hai fatto un piccolo lavoro anche per rivestirla in realtà, perché hai spostato, no, un po' Volevo la. portare l'attenzione sulla tetta, sì. Ovviamente, come ognuna di noi, per quanto magra, se stai tutta curva così, è logico che in pancia un pochettino, no, vedi, di pieghe vengono, perché naturalmente, anche se no, non hai un filo di grasso, giustamente, e sei andata a togliere giusto quella pieghina che poteva essere fastidiosa, lasciando, no, invece l'ombelico, che era un punto molto carino, comunque sensuale da andare a vedere, Ah, direi. non parlavi della tetta, ok. Non parlavi della tetta, perché in realtà si vede un pezzettino di capezzolo in questa foto. C'è anche quella, però. In realtà mi sono dimenticata di cancellarlo nel before, ce n'è un'altra dopo, però qui veramente quasi che non si vede. Io sempre, nonostante sia una gran fan dei capezzoli visibili in foto, perché li trovo estremamente belli e sensuali, però questo crea moltissimi problemi nella condivisione nelle immagini, perché ad esempio su Instagram o su Facebook non potete postare immagini in cui si vedono capezzoli, per cui tendenzialmente, per non limitare la diffusione, cerchiamo sempre in questo genere di scatti che, anche se esce un pezzettino leggermente, lo togliamo e non evitiamo problemi dopo. Abbiamo un'altra ragazza che faceva sempre parte della masterclass. Esattamente, allora lei aveva dei colori suoi meravigliosi, aveva questi capelli pazzeschi. Qui è stata Giorgia Casarotti che ha realizzato make-up e capelli, hairstyle, e se vedete i capelli hanno una parte di mezzi rasta che Giorgia ha fatto sul momento, sotto li vedete una parte bassa. Abbiamo cercato di sfruttare il vento che c'era in quel momento. In quel momento non doveva esserci tutto quel vento, abbiamo avuto delle folate incredibili, per cui cosa succede? Si valorizza la situazione che tu hai, cerchi di capire come creare da quello che hai lo scatto migliore. Per cui abbiamo fatto giocare la modella con delle pose un po' espressive. Questo è l'after, esattamente. Allora, in generale, sul discorso luci e ombre, ho fatto esattamente, ho lavorato sugli stessi punti che avete visto già nelle immagini precedenti, sempre di questa location. Per cui ho cercato di avvolgere la modella in un discorso di luci e ombre un po' più cupo, perché volevo che il focus fosse prevalentemente su di lei e sul suo viso. Allora, non è Quasimodo, questa ragazza non ha la gobba, è bellissima e spettacolare, ma in questa posa, ovviamente, che le ho chiesto io, perché volevo che comunque avesse una posa un po' più introspettiva, si è formata questa gobba sulla sua schiena, che povera lei ovviamente non ha, e quello che ho fatto in fase di post-produzione è stato semplicemente ammorbidirla un pochino e togliere un difetto di posa che io le avevo chiesto di fare, ma perché volevo che avesse questo mood, e l'ho riportata in comunque a livelli un pochino più normali, suoi, armoniosi. Ho anche aggiustato un pochino la scollatura del fianco del vestito, perché non mi piaceva, era molto brutta, era molto storta, non mi faceva impazzire, per cui l'ho resa un pochino più sensuale, l'ho allungata un po'. Io amo molto che si veda la pelle nelle modelle, soprattutto in questo genere di ritratti, perché la trovo molto elegante, molto sensuale. Quindi ho dato al vestito una forma un pochino più bella. Ho anche tirato fuori la texture del vestito. Questa è una specie di retina maglina
dorata molto bella. Di Ho lavorato. Trust, se non mi sbaglio. Sì, Dani, aveva anche un sacco di punti luce. Questo vestito lo adoro in foto perché veramente lo puoi lavorare molto in post-produzione tirando fuori una texture molto bella. Ho dato dei toni un po' più rosso magenta rispetto al giallo-verde dello scatto originale perché volevo valorizzare i suoi colori, quindi il suo rosso dei capelli. Quindi se vedete un po' sia il vestito sia tutto il contesto, l'ho reso un pochino più rosso piuttosto che giallo. Parlando di lei, quello che ho fatto è stato valorizzare tantissimo il movimento dei capelli. Quello lo vedete tantissimo, ad esempio, nella parte alta dell'immagine, sopra la sua fronte. I capelli erano completamente schiacciati perché il vento alla fine li manda un po' dove vuole, per cui lei aveva questa massa di capelli meravigliosa e io ho voluto valorizzare quello che era già una sua caratteristica, per cui sopra la fronte. Di lato, al lato sinistro dell'immagine, vedete che li ho tutti un pochino tirati e resi un po' più pieni. Idem nella parte destra in alto, quindi la parte sopra il suo collo, che era un po' più schiacciata, l'ho resa un po' più rotonda e un po' più piena. E a lei non ho cambiato nulla perché è bellissima. L'unica cosa che ho fatto è stato aggiustare un po' la proporzione del mento, ma perché avendo un'inquadratura così dal basso, usciva una parte di mento che comunque non era molto armoniosa, che se voi la vedete di persona non ha mascelle strane o cose del genere, e ho cercato di riportare quelle che sono le sue forme originarie, i suoi volumi originali. Io Poi penso che. aveva avuto un piccolo incidente, se ti ricordi, per cui tipo era caduta il motorino e qua lo si vede nella mano che poveretta aveva un po' Sì. di sangue Esattamente. ancora probabilmente, e quindi sei andato logicamente a ripulire, a risistemare la pelle nella mano perché non sarebbe stato carino lasciarla, scusa, con così i No, postumi esatto. Allora, dei denti. queste cose. Dani ha una buona osservazione, nel senso che quello che è un incidente temporaneo, ad esempio lei è caduta dal motorino, anche se non sbaglio va tutta una gamba povera distrutta, quelle cose sì, un pochino, se la modella è d'accordo, potete decidere con lei se tenerle, toglierle, tutto. Tendenzialmente se è una cicatrice momentanea, perché si è sbucciato un ginocchio, gliela togliete e va bene così. Se invece sono comunque sue caratteristiche fisiche, ad esempio, smagliature. Io quando scatto fashion portrait, quindi non cataloghi, in un catalogo vi mettete d'accordo col cliente, ma tendenzialmente le smagliature è difficile che ve le lasciano tenere. In un ritratto, io tendo sempre a lasciare la trama della pelle il più reale possibile, perché magari le ammorbidisco un pochino, però le lascio perché lei è così e non mi va di toglierle. E in questo La stessa caso. cosa delle rughe, andare a piallare, no? Come si suol dire, una persona è totalmente e cambiarla, quindi sì, si possono ammorbidire, si può togliere un po' così l'accento, ma come dici tu, poi la texture, la trama della pelle è giusto, puoi tenerla, idem le occhiaie, no? Tutto quello che comunque fa parte del tuo viso, quindi ti si rende, no? Di solito più piacevole, ma senza andarti totalmente a snaturare. A meno che non sia un catalogo di moda, allora magari lì appunto il cliente chiede cose totalmente diverse. Anche se poi è difficile che modelle abbiano delle grandi rughe perché tendenzialmente sono giovanissime. Le modelle no, però io scatto molti ritratti privati anche a persone non giovanissime, uomini, donne. Mi è capitato anche di fare ritratti a personaggi del mondo dello spettacolo non più giovanissimi, ma non esiste al mondo che io gli tolga le rughe. Sì, le ammorbidisco un pochino, però non le tolgo. Ah, lei è stata un'altra azione della masterclass e qui il capezzolo si vedeva tantissimo, per cui perdonatemi, ma il before non è un before totalmente reale, perché se vedete ho messo un alone bianco sul capezzolo perché non volevo che si vedesse. Però si vedete il pannello riflettente che sbuca alla destra. Questa è stata la lezione serale della masterclass quando poi è venuto giù il diluvio universale. Qui eravamo poco prima dell'ora blu, se non ricordo male, se i miei studenti collegati me lo ricordano, sono più bravi di me. E lei è anche una modella molto particolare, molto bella. E nell'after
è stato valorizzato. Allora, io ero un po' in quel momento di colori mio fotografico, per cui ancora lo faccio, rendo le immagini un po' più rosse, un po' più magenta, soprattutto su modelle che hanno colori di questo genere, perché secondo me l'incarnato e in generale l'atmosfera della foto vengono valorizzate tantissimo, per cui ho lavorato un po' su quello, ho tirato fuori un po' di contesto, perché era un pelo sovraesposta questa immagine, non c'erano elementi bruciati, ma era un po' troppo sovraesposta e perdevo un po' troppo, la volevo un pelino più contrastata, per cui ho lavorato un pochino sui colori dell'immagine e se avete visto quelle prime, vedete quelle di adesso, capite cosa intendo per completare un quadro. Cioè, i ragazzi che hanno scattato queste immagini non hanno utilizzato in post-produzione con questa modella questi colori, questi sono i miei colori, è la mia foto, è il mio stile, è la mia identità fotografica. Se voi vedete questa immagine, là, il before, non è la mia foto finita, non sono i miei colori, non è il mio stile, invece l'after sì. E se voi vedete una sequenza di mie immagini, hanno tutte quell'atmosfera di questo tipo qua. E quindi la post-produzione serve per valorizzare quello anche che è il vostro gusto estetico, il vostro senso visivo di quello che vedete, di quello che vi piace. Questo a livello cromatico. A livello di volumi, io vabbè, sono un po' fissata con i capelli, e infatti lavoro tantissimo nel settore hair, quindi scatto moltissime campagne di prodotti per capelli. Mi piace moltissimo aiutare i volumi dei capelli, infatti in ritratti come questo, il briefing che ho dato alla makeup artist che si è occupata dei capelli è stato: ok, dammi una base di volume. A volte non avete tutto questo tempo per stare a cotonare i capelli, tipo Maria Antonietta, che ci vogliono ore. Per cui quello che potete dire alla vostra hairstylist è: ok, dammi una base di capelli gonfi. Poi io in Photoshop li gonfio come se lei li avesse cotonati per 2 ore e mezza. A volte lo potete fare, sono i cataloghi di capelli, tendenzialmente quello che viene fatto per quel motivo lì, per i capelli, per cui ci sono ore di preparazione. In uno scatto come questo, quando magari siete in esterna, sta piovendo, i capelli si ammosciano, non potete perdere 6 ore per sistemare quello che è uno styling di questo genere. Per cui se avete una base, dopo semplicemente la potete valorizzare. Io in questo caso ho valorizzato sempre i punti luce, anche questo fa parte del mio stile fotografico. Come vedete, lo zigomo, il suo zigomo destro, ha già un punto luce che abbiamo creato col pannello riflettente. Nella post-produzione, semplicemente io gliel'ho accentuato, come ho accentuato la schiaritura del suo viso, il pannello negli occhi. E ho scurito l'altra parte del corpo che comunque volevo avesse meno attenzione. Poi hai Però sicuramente cambiato la sua espressione in una maniera fantastica, perché basta guardare come hai ritoccato minimamente la bocca, no? Per farle cambiare comunque espressione. sì, allora, questa è una modella con cui io ho iniziato a lavorare e per me è bravissima, bravissima. E in quel momento era un pochino agitata perché era mezza nuda e mezza alla strada e non era molto, molto abituata a fare queste cose, però abbiamo un rapporto di fiducia per cui ha accettato di farlo, e però era un pochino agitata. E quando, non so se vi capita, a me capita, quando magari sono nervosa metto la bocca storta o me la mangio o succede qualcosa. E io ho semplicemente ricreato, visto che la conosco bene fotograficamente, quella che è una sua espressione quando magari è un pelino più rilassata. Sì, semplicemente aggiustando un angolo di una bocca, penso sia stato 2 o 3 movimenti di mouse, non di più. E anche qui la curvatura della schiena, del collo, insomma, è allungato, no? Un po' il collo, che comunque è sempre molto bello, molto femminile, no? Nella sua lunghezza. Questa anche è una caratteristica delle mie immagini finite. Io quello che cerco in un'immagine di una donna è sempre che sia molto elegante e molto sensuale, per cui che le spalle e il collo abbiano una loro apertura, una loro eleganza, una loro sensualità. Se non ce l'ho in fase di scatto, perché magari ho chiesto io alla modella di ingobbirsi perché mi piaceva un'altra cosa che stava facendo, dopo l'aiuto in post-produzione, per renderla un pochino più
più elegante, più armoniosa. Abbiamo ancora un paio di scatti, sempre questa presa Sì. dalla primissima masterclass che abbiamo fatto nello scatto serale insieme agli abiti da sposa di Vittoria Bonini che avevamo a disposizione per quella serata. E allora, questo è il before, sì, questo è l'after, direi, no? Esattamente. Allora, in questo caso, questa ve l'ho messa perché comunque a livello di illuminazione è molto diversa da tutte le altre. Qui è praticamente già buio e non c'era luce praticamente, era l'ultimo raggio di sole che c'era, il pannello quasi che non aiutava per nulla. Non ho voluto accendere flash, per cui semplicemente in post-produzione ho lavorato sul bianco del vestito e sul suo incarnato. Poi non so se si vede, se non si vede, aumentate l'illuminazione del vostro schermo. Le ho gonfiato tantissimo i capelli. A coda. Sì. Sì, mi piaceva tantissimo che facesse questo effetto super haute couture, super moda, glieli ho proprio gonfiati tantissimo. E ho aiutato il vestito sempre nelle linee, nelle proporzioni, per cui se voi vedete la parte del vestito che cade in basso a destra, nell'after scende un po' più in diagonale, mentre nel before è un po' più dritto, per cui ho aiutato il vestito a essere un pochino più ampio. Anche nella parte davanti che ha un po' di grinzette, no? Subito lì, forse si era nel toccarsi anche lei, nello spostare là, invece le hai un pelo stirate, quel tanto che non si vedessero queste due montagnette che non c'entravano assolutamente niente con la sua posa. Sì, esattamente. E come sempre sulla sua pelle, vedete i punti luce sullo zigomo e sulla spalla. Ormai le makeup artist con cui lavoro sanno già che io impazzisco per i punti luce, mi piacciono da morire, per cui già me lo mettono come base makeup, in modo che io poi a Photoshop possa lavorarlo molto facilmente. Se non avessi la base makeup, risulterebbe molto più artificiale. Abbiamo la stessa modella di prima. Esattamente, questo era sempre l'ultimo set dell'ultima masterclass in indoor, per cui in studio con lo schema luce, questo appunto è luce artificiale, non è luce naturale. Sempre ho virato su quello che vedete che sono i miei colori. Se voi vedete gli scatti dei ragazzi della masterclass, hanno una post-produzione completamente diversa, c'è chi le ha fatte completamente bianche, chi ha accentuato le ombre. Io ho lavorato su questi canali di rosso e magenta che in questo momento mio stilistico sto usando tanto, mi piacciono molto. Sono colori che tonalità che rendono la pelle molto calda e molto naturale, mi piacciono tantissimo. Per cui ho un po' lavorato su quello che so che è il mio stile fotografico. Ho accentuato sempre i punti luce, ho tolto quelle ombre orribili che vedete sulla sua guancia destra. Qui avevo uno schema luce veramente molto complicato, appena la modella si girava di mezzo millimetro bisognava stare attenti. A me come era in questa posa piaceva da morire, per cui ho detto ok, non è un problema, quella lo vedete proprio, c'è una riga drittissima sotto il suo occhio destro. Semplicemente dopo la togliete. Se comunque vi piace da morire un'espressione, una posa e vedete che quello che la luce sta creando lo potete sistemare, non è stravolgere l'illuminazione, è semplicemente aggiustare qualcosa che comunque sta valorizzando un'altra cosa, che è la sua espressione e la sua posa. Idem come cade il vestito, per cui l'ho ammorbidito un pochino sul fianco. Ho tirato fuori la texture della manica, quello lo vedete tantissimo. Se quello lo fate quando scattate un brand di abbigliamento, il vostro cliente vi ringrazierà tantissimo, perché comunque si vede tutta la trama del disegno che c'è sulla manica, che comunque è molto, molto bello, era bellissimo questo capo. E su di lei, appunto, luci ombre, semplicemente ho aggiustato un pelino le proporzioni della bocca, che avesse un pochino più di broncio, che mi piaceva tanto. E anche la testa che è più tonda, se si vede in alto, che l'hai Sì, preso.
Io penso che almeno quello che per me è l'obiettivo principale è che tutto abbia un'armonia nell'immagine, che tutto sia bello, elegante ed armonioso in questa idem. Sempre lei nell'ultimo scatto, Questo è nell'ultimo l'ultimo che vediamo. step, e questo è l'originale, si vede. Esattamente. Io chiedo sempre alle mie modelle di fare queste pose un po' ingobbite, ma perché mi piacciono molto le pose introspettive, per cui dopo le devo un po' aiutare in post-produzione con la schiena, ma non che siano tutte Quasimodo, sono veramente, chiamiamoli, difetti da posa che io sto chiedendo, per cui la cerco un po' di rendere un po' più armoniosa. Anche qui la bocca l'ho semplicemente resa un pochino più simmetrica, ho schiarito gli anelli e ho scurito la parte del vestito per tirare fuori un pochino di più quella che era la sua trama originale. Anche qua la gonna un po' tirata in modo che sia nella stessa linea della schiena, in modo che non la ingobbisce di più, ma la slancia. E poi hai fatto un lavoro piccolissimo sotto gli occhi, là dove c'è neanche un segno quasi di, ecco qua, non di occhiaia, perché non è un'occhiaia, ma evidentemente faceva un po' di ombra e così l'hai semplicemente così un po'. Sì. Ecco, allora, questa era l'ultima. Andiamo ad interrompere la condivisione del mio schermo e abbiamo recuperato te. Io, logicamente, facendo vedere tutta la condivisione delle mani, non ho avuto modo di leggere nessun commento. Non so se c'è qualche domanda. Allora, vediamo. Sì, ce ne sono un po' in realtà. Daniela, nella modella con i capelli rossi, non si poteva pulire le dita della mano in post? Quella Sì, ho capito quale dice, quella che ha avuto l'incidente in motorino, secondo me lei. In realtà un po' è stato fatto, io quando scatto ritratti tendo a non modificare troppo quella che è la natura della pelle in quel momento, a meno che la modella non me lo chieda. Per cui sì, volendo potevate totalmente cancellare i segni che aveva sulle dita. A me non dispiacevano, contribuivano a creare un mood un pochino grunge che aveva quel tipo di immagine, per cui un po' le ho ammorbidite, ma non le ho pulite del tutto. Però volendo sì, si può fare assolutamente. Sì, poi lì era rimasto anche lo smalto, che di solito è sempre meglio dire alle modelle: mi raccomando, venite senza smalto, venite senza braccialetti, senza nessun tipo di ornamento, perché poi, certo, si può togliere tutto in post-produzione, ma è un lavoro tanto più lungo che è molto più semplice farlo dal vivo, cioè toglierle gli anelli, toglierle i braccialetti, no, togliere tutto quello che uno ha. Adesso considerate che per fortuna, aggiungo io, rispetto a 10 anni fa, la post-produzione o comunque l'effetto dell'immagine finale, si usa averlo molto più sporco, molto più raw, per cui mentre all'inizio, quando è arrivato Photoshop, si piallava l'inverosimile, vedevate queste pelli finte, queste bambole di porcellana che io non ho mai amato particolarmente. Per fortuna adesso, da qualche anno, si è tornata comunque a una post-produzione più naturale, per cui sì, potete fare tutte le modifiche che volete. Io tendenzialmente anche se c'è un'occhiaia ed è nel mood dell'immagine, la lascio. Se nel mood dell'immagine non c'entra niente, la tolgo. Dipende anche veramente molto che cosa volete raccontare con ogni set che create. Vedo poi che sono in tanti a chiederti un po' degli strumenti, allora sia in maniera vabbè, specifica, tipo appunto se per le spalle hai usato fluidifica, piuttosto che quali sono gli strumenti che preferisci per pulire la pelle, pennello correttivo, timbroclone, scurisci, schiarisci, toppa. Prima di farti rispondere, giusto per dire a tutte le persone che sono collegate, logicamente c'è tutto un flusso di lavoro, come diceva prima Manuela, fa il primo passaggio in Camera Raw o in Lightroom per poi passare in Photoshop. Quindi questi di cui stiamo parlando sono strumenti di Photoshop. Volentieri Manuela vi darà una risposta. È logico che per riuscire bene a capire come utilizzarli bisognerebbe mostrarvelo e questa è una cosa che facciamo proprio durante il suo corso che partirà appunto a breve. Sì, quello
quando abbiamo fatto l'ultima edizione del corso di Photoshop, io ho fatto vedere i before e after e spiegando nel dettaglio, facendo vedere che strumenti avevo utilizzato. E, ah sì sì, questo lo conosco, nel momento in cui poi si sono messi a lavorare i ragazzi su quegli strumenti, panico, perché al di là dello strumento in sé, il punto è come lo usi, come lo setti, cosa fai prima, cosa fai dopo, il workflow che tu usi, per cui sì, per dare una macro risposta, non uso in nessun modo alcun tipo di post-produzione veloce, per cui per lavorare sulla pelle tutti quelli che sono i vari strumenti e le varie tecniche di post-produzione, di selezioni, di sfocature, di cose, hanno provato a farmele vedere molti miei colleghi o molti miei studenti, nessuno mi convince, secondo me per realizzare, poi sono veramente fissata con la pelle, devono vedersi i pori, deve mantenersi la sua grana perfetta ma naturale, per cui non mi convince nessuna tecnica che non sia quella di andare a lavorare veramente sulle varie porzioni, per cui sicuramente uso il timbro, sicuramente uso la toppa, sicuramente uso il pennello correttivo, il cerotto, sono tutti strumenti che uso lo schermo a brucia, uso il fluidifica sicuramente. Quello che fa il mio workflow è la sequenza in cui li uso e come li setto, per cui si devono un po' vedere live, però sì, non uso nessuna tecnica veloce, ma infatti io all'inizio ci mettevo tipo 3-4 ore a ritoccare un'immagine, un disastro, adesso ci metto dipende, dai 10 ai 20 minuti, dipende da cosa devo modificare, però rimango una fermissima sostenitrice della tecnica base di andare a lavorare solo nei punti in cui si deve lavorare e non fare una macro post-produzione. Il lavoro di fino, no? Di andare proprio a il cesello. Guarda, a ritoccare. E la differenza si vede poi. Luca mi ha preso in giro una volta, mi ha detto: tu lo sai che stai lavorando su una porzione di 2 pixel? Sì, lo so, però si vedono quei 2 pixel. Per cui sì, poi ognuno sceglie, i ragazzi che io ho seguito tendenzialmente molti hanno continuato con quel metodo che vi ho insegnato, altri si sono rotti le balle e l'hanno delegato a qualcuno, vi deve anche piacere. Io a Photoshop delego tante cose, ad esempio quando devo lavorare sui cataloghi, la macro post-produzione, per cui la pulizia generale dell'immagine o comunque se devo togliere elementi, insomma se il cliente del catalogo mi chiede certe cose e io non ho tempo, sì, lo delego, perché in un momento non avete più tempo voi di post-produrvi tutte le vostre immagini, però quello che non delego in nessun modo è la pelle e le proporzioni e quelle che sono le mie sfumature di colori finali, che sono quelle che mi completano il mio quadro e fanno in modo che abbiano comunque il mio stile, la mia impronta, quelle cose no. Poi abbiamo Riccardo che ti chiede: secondo te, con il digital, quali limiti fondamentali sono stati superati nella post-produzione? Un domandone. Come? Un domandone, sai, quelle cose che... Tu parli rispetto all'analogico, immagino, rispetto a quello che si poteva fare in camera oscura? Quella è la domanda? Ah, se Rick ce lo scrive, perché, Riccardo, facci sapere. Che cosa intendi dire? Rispetto alla post-produzione, che i puristi che dicono non si post-producono le immagini, in camera oscura si post-produce, punto. Ovviamente a Photoshop si sono ripresi gli stessi strumenti che c'erano in camera oscura, che sono quelli base che io utilizzo, lo schermo a brucia, quindi tutti gli strumenti che ti permettono di gestire la luce, però secondo me si è ampliato lo spettro di quello che tu puoi fare, sia a livello cromatico sia anche a livello di proporzioni di immagine, perché tu comunque inizi a ragionare in pixel e quindi tutto il lavoro che io faccio di gonfiare i capelli, di allungare i colli, di fare tutto questo, di pulire la pelle in un modo così preciso e puntiglioso, in camera oscura non lo potevi fare. Sono due concetti completamente diversi. Io ancora scatto in pellicola, però scatto
altro genere di immagini che già gestisco in fase di scatto in un modo completamente diverso, per cui gestisco l'illuminazione sapendo che in post-produzione avrò dei limiti e non va né meglio né peggio, sono due fasi diverse. La post-produzione digitale ci ha permesso di lavorare su aspetti dell'immagine, ad esempio i volumi e i cromatismi, così come vi ho fatto vedere, che prima magari era un po' o impossibile o difficile fare. Bene, io direi che non vedo adesso altre domande. È stato veramente emozionante. Comunque, a me piace sempre tantissimo vedere il before and after, è una roba che mi fa proprio capire come il lavoro di fino che ci sta dietro a questo tuo lavoro. Quindi, come dicevi tu prima, non finisce tutto in fase di scatto, sei a metà dell'opera più o meno. E quindi ragazzi, come lo ricordo sempre a tutti, quando fate dei preventivi per dei lavori del genere, beh, ricordatevi che la post-produzione può pesare tanto in termini di tempo e in termini di lavoro, quindi non, così, non regalatela e fateci anche caso. Mi fa piacere ricordare che Manuela avrà il corso di Fashion Portrait, che ahimè doveva partire a maggio, sono 4 domeniche dove scattiamo praticamente sempre facendo set di tipo diverso, ne facciamo due in esterna di giorno, uno in esterna di notte, uno in studio con quindi luce artificiale e un altro sempre in studio che viene chiamato diciamo le Polaroid delle modelle, quindi abbiamo tutta una sequenza di modelle, no, che di solito arriva a fare queste foto più pulite, non sono con make-up, con nulla. E era a maggio e molto probabilmente, quasi sicuramente, slitterà a settembre perché è talmente tutto pratico che è impossibile riportarlo sul web. Siamo invece riusciti con lei a portare in remoto, quindi partirà il corso di Photoshop per il ritratto, dove vi spiegherà bene tutto quello che lei fa come workflow sui suoi ritratti e parte, se non mi sbaglio, il 9 di maggio. Quindi sono 4 sabati. Circa un paio d'ore, 3 ore, ecco, ad incontro in remoto, appunto. La Ma cosa tu? bella è che mi hai spiegato che io potrò lavorare sul monitor dei ragazzi. Adoro, Sì, anche, sì, con l'aula li posso vedere da virtuale si possono tantissimo. fare tantissime cose fantastiche. Poi logico che Emanuele è anche disponibile a lavorare in one-to-one, come fa Fulvio, se qualcuno ha magari dei propri progetti su cui vuole lavorare in maniera molto mirata, vuole vedere con lei della post-produzione in maniera molto mirata, si possono fare degli incontri individuali. Vedo che c'è ancora Daniela che chiede, Manuela, può dirci solo i capelli come ne aumenta il volume? Diciamo che prevalentemente è un mix tra il fluidifica e lo schermabrucia. Quindi è sempre poi la realtà, la magia sta nel come si vanno, no, ad Sì, che non è utilizzare mai le una cosa sola. proporzioni delle Sì, cioè quando magari io lavoro la pelle e si sfasano delle ombre, utilizzo altri strumenti, cioè è un po' come inglobare insieme gli strumenti che utilizzi, però tendenzialmente per i volumi. Il fluidifica è lo strumento base, però ci sono 1000 parametri da settare, per cui state sempre molto attenti perché è un attimo che fate disastri, trascinate elementi del set o stravolgete cose. Anche perché la cosa più brutta è vedere una post-produzione fatta male, cioè dei due piuttosto niente post-produzione piuttosto che una smaccheronata, io credo. Guarda, io penso che ognuno debba un po' seguire quello che gli piace fare. Io amo fare questo genere di post, non amo fare altra post. Ad esempio, non mi piace fare i fotomontaggi, non mi piace fare queste cose, non sono brava a farli, per cui quelli, se, nel caso in cui un cliente me lo chieda, lo delego. Però io credo che ogni fotografo debba comunque avere una base di Photoshop, più che altro per sapere che cosa delegare nel caso in cui voglia delegare. Cioè, capite come vi piace usare Photoshop, quali sono i vostri colori, quali sono la vostra estetica su Photoshop. Cercate un po' di capire quello e con degli strumenti base, per cui imparatelo un pochino. Poi, se sapete che cosa delegare o che cosa chiedere a un fotoritoccatore a cui magari commissionate le vostre immagini, fatelo. Però, se voi non date delle indicazioni perché ah no, io di Photoshop non voglio saperne mezza, vuol dire che il vostro quadro lo finisce qualcun altro.
per cui non sarà il vostro quadro dall'inizio alla fine, sarà il vostro quadro a metà, che però finisce qualcuno che non ha vostre indicazioni. Per cui se anche non vi piace Photoshop e anche non volete diventare bravi o passarci delle ore, però capire più o meno come funziona per dare delle indicazioni giuste a qualcuno che poi post-produce per voi, secondo me è importantissimo per avere delle immagini che veramente siano vostre. Quello è fondamentale sempre. È un po' la stessa cosa quando parti col corso di base. Se sai usare la macchina in totale manuale, decidi tu che cosa far fare alla macchina. Non sei in balia della macchina, è lei che decide che cosa verrà fuori. Quindi, come tutte le cose, avere la conoscenza di base di quello che ci sta sotto poi ti aiuta anche a o farlo o delegare a qualcun altro dicendo io voglio che il risultato finale sia questo, perché appunto la fotografia può essere tanto di più. Bene, Manuela, io ti ringrazio. Questa è la nostra terza diretta insieme a te. Sei stata carinissima, sempre super interessante, come al solito. Grazie a te Dani dell'ospitalità, grazie ragazzi delle domande, ciao anche a Manuel che l'ho visto, che è un mio ex studente anche lui, e grazie delle domande a tutti, sono sempre felice di rispondere se posso. Per qualsiasi cosa ci potete scrivere a info@fotimage.it. Vi rispondo io e ci vediamo noi giovedì con i ragazzi che faranno la lettura portfolio privata con Fulvio che ci hanno inviato la settimana scorsa le foto. Ne abbiamo ricevute talmente tante che abbiamo già fatto venerdì scorso i primi 20 e faremo questo giovedì i secondi 20. Intanto complimenti e con Manuela vedremo quando riorganizzare un'altra diretta. Sabato invece abbiamo di nuovo Fulvio e degli ospiti per parlare del WordPress Photo e quindi di fotogiornalismo e di tante altre cose. Grazie mille, buona serata Grazie, grazie a tutti. Ciao. a tutti. Ciao. Ciao.